I luoghi cavuriani, un patrimonio storico nazionale di incredibile importanza, sono a Santena a disposizione dei visitatori e sono costituiti dal complesso delle tombe, del castello e del parco. Il castello Cavour venne costruito nei primi anni del 1700, dimora della famiglia Benso. Qui visse Camillo Benso, conte di Cavour, e a fianco al castello è ancora sepolto nella cappella che ospita i componenti della sua famiglia. La tomba di Camillo Benso di Cavour venne dichiarata monumento nazionale nel 1911. Camillo Cavour volle espressamente essere sepolto a Santena, accanto all'amato nipote Augusto e ai suoi familiari. Per questo motivo, il fratello Gustavo dovette rifiutare gli onori di una sepoltura di Stato che Vittorio Emanuele II voleva tributare a Camillo Benso nella Basilica di Superga. Il parco di fronte al castello è una vera meraviglia della natura, colmo di alberi secolari di straordinaria magnificenza e che costituisce un esempio limpido di giardino ottocentesco, con spazi, prospettive e disegni di ombre che lo rendono un posto ideale per la contemplazione della grandezza della natura. Ma Santena non è nota in tutta Italia soltanto per i luoghi cavuriani. Anche l'asparago la fa da padrone. L'asparago di Santena, che fa parte del paniere della provincia, è un prodotto superbo, le cui caratteristiche organolettiche, ma soprattutto il suo sapore, stanno spingendo l'agricoltura santenese e l'amministrazione comunale ad investire su questo speciale, unico prodotto agricolo davvero tutto italiano.